Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti. Oggi facciamo un video tema svuota la spesa Lidl. Questo è il volantino, volevo farvi immediatamente vedere qual era il profilo di prodotto che a me interessava particolarmente. I calzini sportivi da donna e da uomo, questi sono utili per coloro che fanno running, quindi corrono o fanno altri tipi di attività sportive perché vanno ad evitare teoricamente la formazione di vesciche. Quindi molto utili. Dopodiché, Non ho salutato, ma ciao, ci sono c'è anch'io. La anche triste lei. notizia è che i calzini qui a Genova non c'erano. Poi abbiamo questa sezione dedicata al giardinaggio con supporti per fiori e piante di vari tipi, questi sembrano dei tavolini e ci sono anche questi portavasi pensili, quindi un uccellino e un gufo. La bella notizia è che queste cose c'erano tutte. Ok, tra l'altro vedo che hanno una portata massima di 10 kg, che non è neppure poco. Questi sono anche molto interessanti, supporti o archi per rampicanti, che tra l'altro mi ricordano quelli che ci sono in È campagna. vero. Ce n'è uno in campagna, per l'appunto, casa in campagna, con tutte le rose teoricamente Sì. attorno. E niente, non credo che Come ci sia. teoricamente? Tu sai qualcosa che io Le non rose, sono cioè, nel senso, morte. non è detto che siano sempre vive, ecco, diciamo così. E niente, non credo che ci sia nient'altro di rilevante No, tanti nel bei volantino. fiorellini, ma quelli tutte le settimane ormai hanno capito che ci sono tanti appassionati, quindi ce ne Esatto. sono sempre. Iniziamo però con la spesa vera e propria. Ok, allora Dunque, iniziamo con la un must, sempre presente. Bresaola, Questa che peraltro ho trovato che potevo comprarla in offerta in quanto con il coupon brava, Lidl vedo Plus, ormai ormai sono abbastanza sei esperta e era pratica. scontata, quindi costava dunque mi sembra su 2 euro e qualcosa. Aspetta Ok, e questa è un attimo. Bresaola Black Angus dal salumiere, sono 80 grammi. Come al solito sapete che 100 grammi ormai è diventata praticamente una sorta di utopia. Sì, Fanno infatti. sempre questo giochetto in cui in realtà non mettono 100 grammi, ma ne mettono soltanto 80. Sì, c'era il 25% di sconto. Ok, l'abbiamo trovato. Poi abbiamo i fiocchi di latte che stanno arrivando, questi qui della Milbona, e c'è scritto che appunto ci sono 23 grammi di proteine per vasetto, sono 200 grammi. A me piacciono moltissimo, trovo che abbiano un gusto assolutamente piacere, non hanno nulla da invidiare per quanto mi riguarda alla più celebre Jocca, e quindi li compriamo per l'appunto E sempre. costavano 0,99. Dopodiché, Ti veniva da scusate. No, mi veniva da tossire, ridere? scusate. Dopodiché abbiamo Snello Rovagnati arrosto di tacchino col 2% di grassi, qui invece sono 120 Ok, grammi, e stranamente. costava 1,85 euro. Ok. Questa a me piacciono moltissimo, Chocolate Fitness della Nestlé, sono 6 pezzi, 6 barrette e ogni mattina diciamo che tendo a mangiarne un pezzettino, io non ho particolarmente fame al mattino, quindi un pezzettino per me è più che sufficiente, se no durante il pomeriggio li straconsiglio perché sono un ottimo spuntino, un po' di yogurt greco, questi e siete a posto. Perfetto, 1,99. Ok. Poi queste erano in offerta, 0,59, credo 20% di Sì, sconto, ok, qualcosa del genere. sono le sfogliatine glassate. Come Ah, posso dorato! dire? Per la bambina Per me? 28enne. Sì, abbiamo il Nestlé, i miei formaggini mio, classici. A me piacciono tantissimo, tipo spalmarmeli sui cracker per fare merenda. È per me Dopo 10 anni una. li abbiamo Esatto, è riscoperti. per me una fonte di godura immensa, ma poi anche se li mettete all'interno di un risottino, non lo so, della Certo. pasta, sono veramente buoni. E costavano 1,19. Ah, finalmente sono tornati i miei amati chewing gum, perché non ce la faccio più di chewing gum alla menta, sono sincera. Io adoro. Veramente? Sì, perché mi nauseano dopo un po', Ma hanno dai. questo effetto su di me. Abbiamo questi che sono i classici chewing gum, cioè anche questi sono alla menta. Aiuto, c'è qualcosa che non va. Allora, Questi li quegli chiamano alla clorofilla. sì, in realtà non hanno un gusto di menta forte, cioè più che altro è un gusto Forse è quasi quello che di. ti dava Sì, fastidio, forse gli altri, l'asparto. quelli nel pacchettino azzurro per intenderci, hanno un gusto molto E intenso. sono molto più buoni Per lei, per ovviamente.
Poi abbiamo queste che sono sfoglie croccanti e sono del marchio Certosa, va bene. Sono non 100... c'erano i... come si chiamano? Pentagli d'acqua. Ecco, li ho comprati io. Bene. Infatti questi non li mangerò. E abbiamo appunto questi qui. Niente, non li ho mai assaggiati, però devo sono dire. Sono buonissimi e sono molto leggeri, però è ovvio che non si chiamano petali d'acqua, fiori d'acqua. Quindi è una tragedia, capite già che è la ma in tragedia realtà se li mondo. assaggi, secondo me li mangi. 1,19. Ok. Poi abbiamo questi che sono cristini, questi sono buoni, Meno secondo me male. sono buoni, sempre del marchio Certosa, cristini friabili. 0,99. Ah, i miei amati, finalmente ritorno a una grande richiesta mia, i flauti della Mulino Bianco al latte, e a me piacciono tantissimo. Cosa Meno ci posso male, fare? 2,09. Ok. Poi, visto che tu non ami È molto, che ne so, vero. ad esempio, la carne con solo cotta all'olio, magari con Sì, un a puntino di limone diventa me molto piace più tanto il succo di semplice. limone con il pollo, in particolar Ecco. modo. Questo è dell'Italiamo, sono 200 ml e purtroppo può capitare che uno non abbia sempre un limone fresco in casa. No, quasi Quindi, meglio, anche esatto. perché usandoli talmente poco, poi magari tu avrai un altro tipo Non di... credo. Ecco, usandoli talmente poco, a me ammuffivano direttamente o diventavano delle bocce da come Ah. diventavano duri e secchi. Ecco, Quindi ho perfetto. capito che era meglio evitare. Imitare. Oh, poi andiamo. Aiuto, cracker. Avevo comprato i Trampavesi, ma a me piacciono moltissimo anche quelli della Doriano. La Meno differenza è che male. questi tendono ad essere forse un po' più duri, sono quasi più saporiti, mentre gli altri sono più friabili. Ok, Secondo me sono probabilmente. buoni entrambi Oh, comunque, meno quindi li male. consiglio entrambi. E questi qui appunto sono Doriano classici con il sale, sapete benissimo come sono questi cracker. Io li trovo molto buoni, poi c'è il film appunto Trampavesi, Doriano, eccetera, E eccetera. costavano 2,29. Ok, poi abbiamo pomodorini, questi a me piacciono sempre. I piccadilli che credo Sì. fossero leggermente in offerta, comunque costavano 1,49. Sì, preferisco i pomodorini piccini rispetto a quelli grandi, perché Sì. sono E più gustosi. E poi arriva il meglio, ma il meglio finalmente si lascia avrà sempre per detto, qui non ultimo. l'ha preso, qui non l'ha Infatti, preso. dicevo, ma ha detto che l'ha preso dove è finito? Abbiamo lui, quindi il supporto che vi facevo vedere di Pasi, il portavaso pensile, eccolo qui con l'uccellino e qui regge appunto una catenella. Spero che sia perfetto perché ce n'era uno aperto e io sono sincera, ho visto solo Sì. quell'aperto per vedere se era abbastanza Ed robusto. era bello. Secondo me sì, Adesso secondo me lo. era molto robusto. Wow! Tieni. Ci sono tutti i gancetti lì dentro, quindi non buttiamolo. Eccolo qui. Che bello! Veramente Vero? molto robusto e anche molto Sì. pesante. Quindi abbiamo l'uccellino e qui appunto c'è il supporto per andare a mettere, a pendere il vaso. Molto carino, penso che si vada a trapanare il muro a doppia croce. Ed Per la gioia di ecco. qualcuno avrà altri due fuori da Esatto, fare. tanto ormai c'è il mio fidanzato che è sempre lì col trapano in mano, per cui. Ormai in giro per casa con trapano C'è come se questo fosse una trapano che penna. vada nelle varie stanze e alla fine lo si ritrova sempre da qualche parte. Povero trapano. Va bene, E e costava sì, 3,99 euro. infatti mi sono stupita onestamente del prezzo perché secondo Soprattutto me per la robustezza vendendolo che ne vale di più. sembra averne. L'avrei pagato anche 5 euro. Ok, era aumentato, costava 5 euro. Ah no! Va bene, e niente, la spesa a me soddisfa molto perché sono tutte cose che mi piacciono. Chissà come Chissà come mai, mai. ovviamente, l'ha fatta mia madre per me, perfetto, quindi tutto top. E nulla, noi ci vediamo quindi in un prossimo video. Ciao a Ciao a tutti! tutti.